attraverso la selva dei prati prosegue la mia passeggiata. Cosa attende? Senti? Sono passati con motore. Vabbè, anche loro sono le mie persone, vedi? Vabbè, qua con motocross si sale in ogni dove, in ogni parte. Difatti la traccia del cosa fatta un minimo, guarda, scola l'acqua qua, seguiamo di qua, giro, qua che c'è? Qua è pieno di sterpaglia, ma quello che emerge maggiormente sono le prugne selvatiche, vedi? Qui che c'è? Qualche cespuglio. Sì, sì, questa è una pietra. Beh, questo è un po', anche qui i danni sono stati minori perché là sopra gli alberi sono più grandi. Intanto sento la ghiandaia, senti, somiglia alla cornacchia, leggermente più piccola, però qui la ghiandaia mangia le ghiande. Guarda, guarda, è una bastonata, vabbè, continuo sotto, non so che faccio, questa è la strada, questa è la ragazzina, tutti seminati questi terreni, nulla si sprecava, ecco il ginepro, questo è il ginepro rosso, questo non è maturo, però le bacche ci sono sempre, le bacche di ginepro, sono profumato. Secondo me qua sente la cosa, sta le piuccicate, eh? Ecco l'acqua che scorre. Sì, questa se piove si scioglie la cosa. E qui abbiamo là dei... Ma che ci stanno, no? Aspetta, fammi rapido un bello. Questi cosi per fare ginnastica. Cosa appunto, Sì, praticamente si passa da una all'altra, vedi? Ci sono una ripulita qua, una qui, no, è quella della pulire. Si pulisce, pulisce, pulisce pure questo e anche questo. Quindi si fa il percorso, metti i piedi qua. Uno qui, un altro qui, un altro qui. E si scende. Per basso nel mezzo. No, medesimo percorso no. Un po' fuori. Sì, ecco qua. Al limite metto il piede, perché se lo metto qua mi costa più lungo. Lo riesco da qui. Guarda questa parte. E qui abbiamo questa magnifica visuale. Il convento dei cappuccini, adesso ci avviciniamo, ve lo faccio vedere qui da vicino e proseguo su questo percorso, adesso appiccicà, la neve è friabile, comincia a essere intrisa di acqua, sia con la temperatura di sopra dello zero ed anche a causa di una leggera pioggia che pian piano aumenta, infatti c'è l'ombra di qua. Oh, guarda, è passato. Sono di qua e qui queste foglie gialle sono tutte querce. Dove ci sono le querce di solito c'è il clima più caldo, più asciutto, vedete? Foglie gialle, querce. Qua la ragazzina era piena di cose, di ciliegie, qua la classica frutta il mese di maggio e giugno, tutta andata a cogliere le ciliegie. Adesso le ciliegie, il clima è cambiato, va bene, eh? Questo qui di qua e pian piano arriviamo qui, ecco il convento, come vedete ingrandire l'immagine, siete un po' scuri se quello è il convento del Prati, eh? Purtroppo quando non c'è il sole la visuale, ma non è che qua, no no, è proprio il coso. È scuro, mi trovate bene, andiamo a provare qua,
notte e purtroppo è scuro.